Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy. E benvenuti in un nuovo video per l'estate. Sì, esatto ragazzi, ce l'avete chiesto in molti. Qualche gadget da portare al mare, ovviamente senza spendere magari al mare, un occhio della testa. Come anche in vacanza in generale. Dove cazzo andate? Anche in montagna, solo che le cose waterproof in montagna non servono a molto. Beh, quindi, non hai detto si va in lago? Quindi, visto che abbiamo fatto un po' di caos, vi consigliamo 5 oggetti più, diciamo, adatti alla vostra estate, consigliabili, trasportabili in vacanza e che possono esservi più utili, ovviamente. Di supporto ai vostri mezzi tech, ovviamente. Essi stessi mezzi tech che vi danno più intrattenimento e vi fanno godere di più magari questa vacanza. Ragazzi, partiamo subito parlando di una delle cose più utili in vacanza: un ebook reader, che possa essere Kobo, Kindle o che cacchio volete, però un ebook reader non può mancare sotto l'ombrellone. Assolutamente, per godervi in santa pace la brezza del mare e non stare sotto il sole come fa questo qui. Volete mettere poi, ragazzi, sta uscendo Harry Potter, il nuovo libro adesso, quindi il mondo, scatenatevi. Immancabile in ogni vacanza ovviamente è anche la musica, possibile e magari possibilmente da ascoltare sia in spiaggia che in casa, se andate al mare, se andate anche in montagna volendo. Quindi anche delle casse Bluetooth da attaccare ai vostri vari dispositivi high-tech non sarebbero male. Esatto ragazzi, però questi dispositivi high-tech che portate in spiaggia, a parte il Kindle che non lo fanno, però gli altri devono essere abbastanza resistenti ai IP67-68, per cui le casse principali, principalmente appunto resistenti all'acqua, alla sabbia e altre cose che possono succedere di brutto quando portate al mare, per cui un consiglio appunto è qualcosa di resistente, veramente durevole. Durevole. Sicuramente c'è qualche psicopatico come noi, perché anche noi facciamo i grandi viaggi in macchina, che non può farsi mancare dei caricatori da auto, e più prese ci sono e meglio è, come al solito. Quindi vi lasciamo anche qua sotto dei consigli per un oggetto del genere, magari in quick charge. Esatto, soprattutto se, come sta succedendo a noi, c'è un tizio in macchina che ha due smartphone perché deve giocare a Pokémon Go su di quello che sta guidando. Quindi doppio play e uno deve ricaricarsi per forza. Il paraplegico con due smartphone sono sempre io, però. Beh ragazzi, una delle cose più belle al mare, soprattutto se andate in mari veramente belli come quelli della nostra, del nostro sud Italia, è comunque guardare sott'acqua e registrare quello che vedete sott'acqua. E sicuramente già in molti lo fate voi, per cui qui sempre vi consigliamo qualche modello di action cam, magari di quelle anche più piccole, più diciamo compatte, ecco, con già il kit per andare sott'acqua e magari anche un cazzo di bacchetta magica per portarvela un po'. Sì ragazzi, non serve per forza prendere una GoPro che costa migliaia, no, centinaia di euro, però ci sono delle action cam più economiche che per queste settimane e magari per quando andate a fare la settimana bianca con lo snowboard o con gli sci, possono essere carine da usare e vale anche la spesa per l'utilizzo. Infine una piccola chicca per chi proprio al mare o in montagna non vuole farsi mancare niente. Sì, ma proprio tanari così, Infatti, anche perché oltre alla spesa del prodotto c'è anche da spendere per un abbonamento, vero? Esatto, il modem 4G LTE, ragazzi, ci sono, non costano neanche troppo, ma non è un problema. Infatti. 80 euro te ne compri uno veramente bello, ma lo mettiamo in descrizione. Ma il discorso è che purtroppo non ci sono ancora abbonamenti flat per quanto riguarda l'LTE. Ci sono da 30 giga, però sono comunque tanti e costano comunque sopra i 30 euro. C'è da dire che se andate all'estero, una cosa buona che potete fare è appunto recuperare uno di questi oggetti e magari fare una sim là, con una tariffa che potete fare in qualche bagarino che trovate appena arrivati, bagarino, inserire nel modem per poter anche usufruire del wifi in giro. Bene ragazzi, questi sono i 5 oggetti che vogliamo consigliarvi per passare bene questo agosto e settembre 2016 al mare e in vacanza, e ne approfittiamo per augurarvi a tutti buone fiere. Anche noi stiamo finendo di andare a lavorare tra prossimamente poco. Andiamo in fiere, anche se non interromperemo i video. Fateci sapere che cosa fate quest'estate, se andate al mare o in montagna. Esatto, e soprattutto ragazzi guardate in descrizione che mettiamo i componenti migliori che abbiamo scelto per questi 5 oggetti. E seguiteci su Facebook che magari ci inventiamo qualcosa in questi giorni, facciamo qualche attività strana, vi facciamo vedere, siamo cosa facciamo ferie, in vacanza. Siamo in ferie. Ciao ragazzi.